Si è tenuta venerdì scorso la seduta del Consiglio Comunale in diretta streaming dedicata all'emergenza Covid-19, una seduta interrotta intorno alle 19 perché il segretario generale dell'ente comune Antonio Maria Fortuna ha avuto un malore. Per discutere della situazione Covid a Crotone, insieme al sindaco, alla giunta, ai consiglieri, anche il direttore facente funzioni dell'ASP, il dottor Francesco Masciari, responsabile del Covid, Pietro Blisinda, tante le domande rivolte ai due dirigenti che hanno sulla situazione dell'ospedale cittadino e sulle azioni messe in atto dalla stessa azienda sanitaria risposto. Il direttore generale facente funzioni dell'ASP, Masciari, ha annunciato che arriverà una nuova macchina per processare i tamponi con l'intento di rendere il territorio autonomo rispetto al laboratorio del Pugliese Ciaccio di Catanzaro. Ha poi voluto sottolineare ed informare il Consiglio Comunale della possibilità che a breve venga firmata una convenzione con l'ASP di Reggio Calabria per analizzare i test del crotonese e che dovrebbe quindi ridurre i tempi di attesa a talmente lunghi, ma anche velocizzare l'iter dei tamponi che sono ancora in attesa di essere processati e che sono quantificati in 600. Masciari, nel corso del suo intervento e nel rispondere alle domande dei consiglieri, ha ribadito la necessità di mettere in sicurezza l'ospedale cittadino, unica struttura della provincia che va salvaguardato. Poi si è soffermato sui posti Covid nel nosocomio, il reparto ne ha 30 più 10 che si sono appena stati allestiti, ma che sono quasi in esaurimento, vista la crescita dei casi anche a Crotone. Dunque, con la collaborazione delle istituzioni è ora di pensare a soluzioni alternative, un'analisi approfondita, quella del DG, per fare chiarezza sul quadro dell'ospedale del San Giovanni di Dio, oggi in piena sicurezza e che non risulta che i sanitari non abbiano i necessari dispositivi per operare, ricordando inoltre che per i casi più gravi, pur disponendo l'ospedale di 11 posti tra terapia subintensiva ed intensiva, i pazienti per legge possono essere solo stabilizzati, ma non mantenuti a Crotone e necessariamente trasferiti negli ospedali hub. Nell'intervento del dottor Blisinda, il direttore sanitario dell'ASP di Crotone, il confronto con i consiglieri è stato rassicurante e ha relazionato sull'attuale situazione crotonese che a suo dire non presenta numeri preoccupanti, anche se ha sottolineato che c'è un piano di emergenza qualora la situazione dovesse mutare e ha manifestato timori sulla sua attuazione per la mancanza di medici. Il sindaco Vincenzo Voce nel suo intervento ha avanzato due proposte sul tema: equiparare i test antigenici rapidi a quelli molecolari dell'ASP, anche per prevenire la diffusione del contagio, e potenziare il personale delle USCA che assistono i pazienti positivi a domicilio. Diversi anche gli interventi con domande o proposte dall'amministrazione comunale.